Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Thank you.
Thank you.
Questa puntata di Fuori dal Chorus parte con una citazione di Francesca Bonaccini. Quando ti ritrovi ad ascoltare un ensemble di musicisti del calibro di Fabrizio Bosso e dei Blue Moka, devi essere pronto a sgomberare la mente per farti guidare solo e soltanto dalla musica, in un viaggio spettacolare e inebriante. E con questa citazione di un estratto appunto di Tracce di Jazz, un articolo, do il benvenuto a Fuori dal Chorus, un caloroso benvenuto a Emiliano Vernizzi, sassofonista dei Blue Moka. Ciao, ciao a tutti, ciao Gianni, piacere. Emiliano, la prima domanda di rito è questa: chi è Emiliano Vernizzi? Bella domanda. Allora, a parte il codice fiscale che potrei dare, però sì, sono un sassofonista, musicista, compositore con base a Parma, diciamo per modo di dire, anche se viaggio parecchio. E sono, diciamo, collaboro a diverse situazioni, diversi progetti con cui collaboro in Italia e all'estero, e tra cui questo progetto con questi ragazzi di Blue Moka, con i quali ci conosciamo ormai da una decina d'anni. Bene, allora, quindi hai anticipato già un sacco di cose, nel senso che, beh, innanzitutto il pezzo che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione è tratto da un vostro meraviglioso live che vi vede in questa collaborazione con Fabrizio Bosso, che so che per voi è una cosa molto importante, insomma, chiaramente. E giustamente tu hai introdotto già i Blue Moka, che sono un po' l'argomento di questa nostra chiacchierata, del vostro nuovo singolo. Ma parliamo un attimo del gruppo, innanzitutto partendo dal nome, Blue Moka. Allora, il nome è stato pensato, diciamo che è nato un po' così per gioco, perché volevamo un nome che ci identificasse con qualche cosa che legasse sia la nostra italianità, quindi il fatto che questo tipo di produzione, che questo tipo di musica fosse stata realizzata, composta da musicisti italiani e con un background italiano, e dall'altro anche il nostro background musicale, che è quello del jazz, del bop, quindi del blues soprattutto, perché questo è il sound che ci, diciamo, che abbiamo rincorso fino all'inizio, è stato quello di avvicinarsi tra il jazz e il soul. Quindi ci piaceva questa idea del blue, che richiama un po' la nota Blue Notes, quindi Blue Moka, è venuto fuori questa combinazione simpatica. Ah, assolutamente. Allora, io va detto che Blue Moka è un gruppo che si è esibito negli anni nei palcoscenici più importanti d'Italia, chiaramente. E l'11 novembre di questo anno esce per la RNC Music il singolo Enjoy Enjoy, che anticipa poi l'album che uscirà a febbraio. Partiamo a parlare del singolo Enjoy Enjoy. Allora, il singolo è stato un anticipo, diciamo, un assaggio di quello che sarà poi un prodotto, diciamo, un po' più completo. Ed è nato, diciamo, anche questo un po' per gioco, perché durante i periodi così di chiusure, di lockdown, dove eravamo tutti un po' parcheggiati, noi abbiamo continuato in qualche modo a incontrarci, a vedersi, a fare delle prove e a scrivere nuova musica. E abbiamo composto diversi brani, anche utilizzando, diciamo, qualche idea un po' più meno inusuale rispetto a quello che è il canonico quartetto jazz, quindi utilizzando anche dell'elettronica, dell'effettistica. E ne è venuto fuori, tra tutti questi brani, questo brano Enjoy Enjoy, che è un brano particolarmente solare rispetto alle cose che, diciamo, al periodo che stavamo attraversando. E abbiamo deciso di chiamarlo così, proprio per l'idea comunque di ripartire, di riprendere in qualche modo e lasciarsi un po' alle spalle anche quello che era stato, Certo, quello che abbiamo vissuto. senti, non l'ho fatto io perché mi farebbe piacere lo facessi tu. Ti va di presentare i membri del gruppo, gli altri membri del gruppo? Sì, assolutamente. Allora, assieme a me è Milano Vernizza Sassofono. E gli altri compagni di viaggio sono Alberto Gurisi all'organo Hammond, Michele Morari alla batteria e Michele Bianchi alla chitarra. Senti, hai detto giustamente che, come poi sentiremo nel singolo, c'è un uso anche dell'elettronica, no? Qual è il vostro rapporto? Cioè, diciamo, voi come riuscite a
a unire quell'anima, come hai detto tu, soul, insomma, che viene dal blues, eccetera, eccetera, con l'elettronica, pur rimanendo identificativa nel genere. Allora, l'utilizzo sì, dell'elettronica naturalmente in un contesto sempre di musica improvvisata come quello nostro è nato anche qui come esigenza di sperimentare dei suoni che ci ritornavano un pochino nelle nostre orecchie. Arriviamo tutti naturalmente da un percorso di jazz tradizionale, però suoniamo tanti generi diversi e soprattutto ci piace tantissimo la musica soul, l'R&B, tanti ascolti moderni anche, non so, che possono arrivare dai più Ultragetto, Natis, Naki, Pappins, capito? Quindi Sì. tante cose che girano adesso. Quindi volevamo fare un piccolo, diciamo, switch anche alla luce dei risultati che avevamo anche dal vivo, anche suonando, visto che abbiamo suonato con Fabrizio, abbiamo collaborato con lui, continuiamo a collaborare ancora adesso. Per tanti anni abbiamo visto anche il repertorio era in qualche modo si apparteneva un po' di più quello elettrico, e quindi qualche volta capitava che Fabrizio portava qualche effetto e anche noi così, insomma, un po' per gioco, alla fine abbiamo dirottato le nostre composizioni più verso questo sound R&B, però mantenendo comunque l'impronta prettamente jazzistica. Ecco, infatti, guarda, io proprio, questo è, cioè, seppur chiaramente, cioè, non bisogna, cioè, per forza, diciamo, collocare, no, necessariamente all'interno di una definizione la musica ogni volta, però chiaramente la vostra impronta, come tu già hai detto almeno un paio di volte, è chiara, viene dal blues, dal soul, eccetera, eccetera. Però voi riuscite ad esprimere un linguaggio moderno, chiaramente, attuale, che però racchiude in sé l'essenza di questo, diciamo, elisir di lunga vita che non invecchia mai, capito? E nel processo compositivo, qual è il segreto, secondo te, per ottenere questo risultato? Dunque, il segreto, non Se so, c'è un non saprei segreto, veramente. cioè, Se c'è un sì. segreto, ditemelo, fatemi sapere perché non sappiamo veramente quale sia il segreto. Guarda, quando scriviamo noi produciamo molte idee e poi le proviamo, semplicemente senza preoccuparsi troppo se un brano deve suonare in un certo modo. Le suoniamo e vediamo se ci piacciono, se funzionano, se ci piace risuonare questi brani, significa che funziona. Ci sono anche tante cose che noi abbiamo scartato negli anni o che abbiamo suonato solamente qualche volta o che non hanno funzionato. Quindi, come dire, la scelta anche del repertorio è una cernita un pochino delle cose che ci fanno divertire, perché a un certo punto abbiamo semplicemente ascoltato quello che ci piaceva fare, senza preoccuparci troppo di doverci promuovere o vendere come un gruppo di un quartetto di jazz o un quartetto di qualunque tipo di genere si voglia etichettare. Semplicemente questa era la nostra musica, abbiamo switchato pian piano negli anni verso appunto altre scelte e è venuto fuori questa cosa che secondo me insomma funziona, è attuale in qualche modo è al passo con i tempi. E così mi fai un assist tremendo, nel senso che io mi ero preparato un po', diciamo, un timido commento alla vostra musica, ed è questo. Te lo faccio innanzitutto con un grandissimo e affettuoso complimento, nel senso che è una musica che a me piace molto. Poi io, di formazione personale, vengo prima dalla musica classica, poi suono nella mia vita, diciamo, jazz e musica contemporanea, proprio per scelta ed esigenza in qualche maniera, insomma. Quindi la visione è molto larga. E la vostra musica, però, in queste settimane ne ho ascoltata tanta, oltre, vabbè, chiaramente al singolo, in qualche modo riesce a dipingere, no? E definire la realtà, il quotidiano, senza avere la pretesa di essere sempre qualcosa di forzatamente speciale, in qualche modo, passano il termine, però riesce ad esserlo. In questa sua semplicità è meravigliosa. Ecco, questo è il mio commento. Grazie, grazie mille. Sì, come hai detto tu, è una cosa che fa divertire, una cosa che evidentemente nasce dall'esigenza delle persone che la creano. E quindi arriva all'ascoltatore in maniera naturale e ogni volta diversa. Quindi grazie ancora Guarda, per questo. noi, no, grazie, grazie. Guarda, devo dire anche che se posso aggiungere qualche cosa, che abbiamo anche in questi anni
soprattutto quando abbiamo cominciato a pensare ad un disco, abbiamo cominciato a pensare di mettere da parte un pochino anche l'aspetto più, diciamo, più estroso e solistico, che può comunque emergere dal jazzista, il fatto quello di poter essere un bravo improvvisatore, di poter fare dei bei soli, e quindi anche mettere un pochino da parte le forme canoniche del tema, improvvisare, tema, è quello che è. Certo. Ci sono alcuni brani nel disco dove sono più che altro delle colonne sonore, magari sono dei brani in cui le melodie si fondono con gli effetti e dove non c'è veramente un vero improvvisatore. Quindi, da un lato abbiamo un po' rivisto anche questa formula e abbiamo cercato di fare una musica che fosse più legata anche alle immagini, più che all'aspetto, diciamo, di far emergere il singolo individuo. Certo. Ma io credo che in questo periodo, diciamo, della storia, no, cioè bisogna forse ricreare un po' il linguaggio, no? Qualcosa si è sgretolato, no? Cioè, comunque si viene da un passato importante, sia nella musica classica che nel jazz, no? E secondo me invece il vostro modo di fare musica è creare il vostro suono e il vostro linguaggio, quindi senza nessuna necessaria attaccamento a qualcosa, o perché no, sì, ecco, questa è un po' la mia idea. E complimenti, chiaramente. Grazie, condivido, grazie del pensiero, veramente. Senti, Grazie, hai centrato. dove sarà possibile ascoltarvi prossimamente? Avete qualche data, qualche presentazione? Dunque, al momento non abbiamo concerti, forse qualche cosa si accenna a marzo, aprile, ma ci stiamo Ok. veramente, siamo concentrati sull'uscita del disco, anche perché porta via tante energie, sia il booking quando devi fare i concerti, sia quando devi lavorare sull'uscita di un prodotto discografico. Quindi per adesso siamo un attimo parcheggiati e sicuramente riprenderemo con la primavera e forse ancora meglio con l'estate in alcuni festival. Perfetto. Senti, lei, spero che ci potremmo rincontrare virtualmente, quantomeno per l'uscita dell'album, che sarà a febbraio, lo ricordo. Ti ringrazio tantissimo per questa partecipazione. Vi invito a seguire Blue Moga, che sono un gruppo formidabile. E adesso ci ascoltiamo il vostro Enjoy Enjoy. Grazie, Emiliano. Grazie Zena, grazie mille.
Fuori dal chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti.